da un anno a questa parte abbiamo scoperto, perché dico scoperto perché è una cosa che ovviamente in teoria dovevamo sapere tutti, però poi molto poco in Italia quantomeno si è parlato dell'orrore nazista in altre aree d'Europa, come per esempio l'Ucraina. Sappiamo che se ne è parlato durante quest'anno perché dopo la guerra, dopo l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, sappiamo che uno dei temi della propaganda russa è sempre stata quella di denazificare il paese, l'Ucraina visto come governo nazista, come paese nazista, e qua sono sorte le storie, le testimonianze invece di quello che la ferocia nazista ha fatto anche in questo paese, oltre ovviamente a ricordare che Zelensky è ebreo, quindi insomma le accuse della Russia veramente cadono anche di per sé. E in modo particolare vi voglio raccontare una storia, proporre una lettura che secondo me aiuta più di tante parole accademica a portarci nel dramma di quello che è stato la ferocia dell'Olocausto anche in Ucraina. E vi parlo di un libro, Memorie di Lucy Kalika, Odessa, vicolo Avchininkovskij 7, un indirizzo. Si parla della storia, diario, memorie di Lucy, una giovanissima che nel 42 aveva appena 18 anni, ebrea di Odessa, che è per 820 giorni è rimasta chiusa in una cantina sotto una casa, un'abitazione, la cucina di un'abitazione proprio in questo vicolo Avchininkovskij. Per molti anni non si è saputo niente di questa storia. Oggi noi riusciamo ad averne testimonianza di quella che subito è stata ribattezzata l'Anna Frank di Odessa. Fortunatamente Lucy poi ha avuto una vita lunga, e per anni anche lei, come molti testimoni sopravvissuti della Shoah, non hanno voluto parlare, non hanno voluto ricordare per l'orrore di quello che hanno vissuto. Quindi, fino ad aver superato gli 80 anni di età, poco ha parlato e poco ha raccontato Lucy. Però noi oggi abbiamo la possibilità di conoscere la sua storia, attraverso la sua storia capire e conoscere molto di più di quello che è stata la ferocia nazista contro gli ebrei in Ucraina, grazie ad Edda Fogarollo. Edda Fogarollo è docente di storia didattica della Shoah, ha condotto numerosi corsi di formazione universitaria e seminari sulla Shoah, sulla nascita dello Stato di Israele, membro di Ethnos, l'European Teachers Network on Holocaust Studies, ed è presidente nazionale di Cristiani per Israele Italia, e ha pubblicato da poco per Mursia proprio Memorie di Lucy Kalika, Odessa, vicolo Avchininkovskij 7. Faccio sentire un passaggio della chiacchierata con Edda Fogarollo. Lucy Kalika è una ragazza ucraina, odessita, è nata a Odessa da una famiglia ebraica, 18enne, aveva appena terminato la scuola superiore, stava festeggiando a Odessa perché è terminata la scuola, c'era festa, c'era gioia tra i ragazzi, ma comincia a sentire i primi bombardamenti nazisti, c'è stato un fronte di guerra fortissimo dopo quella che è stata la battaglia Barbarossa da parte dell'esercito nazista, che è entrato nel mese di giugno 41, ha cominciato a invadere l'est Europa, che facevano parte del territorio accordato con Hitler e Stalin, il famoso accordo patto, diciamo, Molotov-Ribbentrop, pattuito nell'agosto del 39. Dopo neanche 2 anni Hitler decide di invadere l'est Europa, e di conseguenza Kalikari, che festeggia a Odessa, e sentono i bombardamenti, e quindi c'è proprio l'interruzione di quella che è stata la sua vita di giovane ragazza spensierata, ecco, vogliamo dirlo così. Sì, perché poi da lì inizierà, ma nel giro veramente di pochissimi mesi, ad aprirsi tutta un'altra vita, una vita che punta soltanto a un obiettivo, la sopravvivenza. Esattamente. Kalika
ha rischiato di morire più volte. Nel racconto lei si mette in fila, vede molti ebrei che stanno andando in fila con valigie, valigioni, borse, e lei si mette in fila, sua sorella arriva, la strappa, le dice vieni via, non c'è la mamma, non c'è la mamma. E in realtà tutta quella fila faceva parte dei circa 24.000-25.000 ebrei che saranno bruciati vivi in un deposito di armi, quindi lei si è salvata proprio per miracolo. Difatti poi lei verrà catturata e tornando fuori dal carcere dopo un giorno di carcere, la mattina vede che dove lei il giorno prima era in fila, che voleva stare in fila pensando di andare in qualche posto a lavorare o trasferirsi, vede che non c'è più nessuno di vivo. In questo massacro, titolato Massacro di Odessa, si salverà solo un ragazzo adolescente e basta. 24.000 è il numero ancora un po' indefinito, sicuramente dai 24.000 in su, le ultime informazioni. Il titolo del libro è Memorie di Lucy Calica. Infatti noi riusciamo, grazie a lei, insomma, dai suoi studi, ad aver recuperato e quindi a conoscere anche attraverso i suoi diari la storia di questa ragazza. Poi però appunto il titolo per intero è Memorie di Lucy Calica, Odessa, Vicolo Avcikinovsky 7. È un indirizzo. Sì, sì, è proprio il vicolo dove lei, l'appartamento di Lucy Calica, io ero lì, sono andata nel 2019 prima della pandemia per una missione, perché con la nostra associazione Cristiani per Israele Italia, io ne sono la presidente, e collegata con Cristiani per Israele Ucraina, noi solitamente ogni anno abbiamo dei campi di lavoro anche per gli studenti, per i ragazzi, per i giovani, proprio per entrare nella vita delle comunità ebraiche odessite, ma anche ucraine, di tutta l'Ucraina. E praticamente io mi trovavo lì dentro a questo vicolo e il nostro collaboratore mi dice: tu hai i piedi dove si è nascosta una ragazza che non mi ricordo il nome, mi disse lui, ma la ricordiamo tutti qui a Odessa come l'Anna Frank di Odessa. Io sono rimasta colpita, perché cos'è questa storia, molto sbalordita, perché anche incuriosita, e gli dico: ma cos'è questa, raccontami, raccontami. E poi allora ho svolto delle ricerche. E per l'Italia sono inedite, perché non c'è mai stata una pubblicazione, nemmeno il suo nome si conosceva in Italia. Dopo lunghe, lunghe ricerche nei vari archivi, in Israele, Yad Vashem, la National Library di Gerusalemme, sono riuscita a trovare una testimonianza, prima in russo, poi sono riuscita a trovarla anche in inglese, e qui la traduzione dall'inglese. Noi cosa sappiamo di questo indirizzo? C'è anche un dato numerico, no? 820 giorni. Sì. Cosa sono? Lei ha vissuto praticamente tutto viene un po' così. Non immaginava lei di potersi nascondere in questa cantina sotterranea. Non immaginava nemmeno lei che la sua prigionia durasse 27 mesi, 820 giorni vissuti nel grembo della terra. Cioè lei vivrà lì salvando la madre e la sorella, e altre persone poi si aggiungeranno, perché il bello è che diventerà un rifugio e tutti passano lì vicino, ma loro sono lì sotto che devono trattenere il respiro, stare attenti, non vedono il sole, e lei ha vissuto 820 giorni nel grembo della terra, nutrendosi di quello che le amiche, delle conoscenti sono riuscite a procurare alle persone che erano lì. Difatti io, quando sono andata l'ultima volta in Israele, lo scorso dicembre, inizio gennaio, ero in Israele, per la prima volta mi sono incontrata con una parente, una cugina
la cugina di Kalika, la quale ha raccolto il manoscritto, perché Kalika aveva scritto la sua storia in, a mano in alcuni fogli di carta. Pur essendo lei un medico pediatra, fatto molti studi, non aveva nessuna voglia di dedicarsi a questo, perché era un dolore che non passava mai nella sua vita. Vivere 820 giorni, cioè 27 mesi per una ragazza che entrerà lì in questa buca, in questo nascondiglio a 18 anni e uscirne oltre i 20 con tanta sofferenza. Quindi lei non aveva mai pensato di, era un ricordo nel suo cuore, nella sua vita, ma non aveva mai pensato di scrivere. Ma verso gli 80-84 anni decide, dice no, è importante che rimanga la memoria di quello che ho vissuto, altrimenti nessuno più saprà come ci siamo salvati dalla Shoah, come abbiamo vissuto, che vita difficile è stata per noi in quei mesi, per me, vivere così. E praticamente la cugina decide di raccogliere questa testimonianza manoscritta, la trascriverà al computer e poi comincerà a decidere di diffonderla. E da qui ho trovato questo testo, che non era, era una pubblicazione in PDF, ed è diventato questo libro per l'Italia. E l'intuizione, il pensiero che ha avuto Lucy Kalika in realtà è di una verità sconcertante. Ricorda anche le parole qualche giorno fa di Liliana Segre, no? Liliana Segre, parlando proprio della memoria, del dovere della memoria, ha detto come il giorno della memoria sta addirittura scocciando, no? Sta cominciando ad annoiare alcune persone e sta cominciando veramente a temere il momento in cui anche anagraficamente testimoni diretti non ci saranno più. Sì, io ho seguito anch'io il pensiero della senatrice Segre. Quello che lei dice purtroppo ha molta verità, ma io ho fiducia, facciamo ancora in tempo a salvare la storia della Shoah. La mia riflessione è che la senatrice ha perfettamente ragione, è un allarme che dà la nazione, ed è una voce autorevole che lo sta dando, che la sta dando questo allarme alla nazione. Ma noi docenti, e se le istituzioni, se lo Stato, se le regioni, se le scuole decidono di continuare, ma non solo nel giorno della memoria, perché è vero, una giornata e poi il giorno dopo si passa a un altro argomento, ma la storia della Shoah, la storia di ciò che è accaduto è stata una storia europea, e l'Europa che noi conosciamo nasce proprio sulle ceneri della Shoah, accordi che sono stati stipulati dopo, sono proprio memory e nascono proprio per ciò che è accaduto con la Shoah. Non era mai accaduto prima nella memoria genocidiaria qualcosa del genere, che un continente intero si alleasse per distruggere popolazioni, perché oltre agli ebrei, i Rom e come noi sinti, poi sappiamo anche gli invalidi. T4 era un progetto di eutanasia dei tedeschi stessi. Cioè, non possiamo, come docenti, come italiani, come europei, lasciar cadere e far scomparire questo, ma dovremmo dedicare maggiori risorse per creare proprio un collegamento didattico, scolastico durante l'intero anno del programma di studio. E grazie veramente tanto ad Edda Fogarollo. Io vi ricordo per Mursia, Memorie di Lucy Kalika.